Dopo il successo della scorsa edizione delle ricette dei dolci di Carnevale, da martedì 23 novembre parte su Fano TV il format di cucina L'appetito vien mangiando, tra una sfurcinetta e clatra, tra una sforchettata e l'altra. Il nuovo programma dedicato alle ricette della tradizione in chiave natalizia. 9 le puntate registrate all'interno delle cucine Anni d'Oro di Sant'Orso e le Fontanelle a Fano 2. Protagonisti saranno i primi piatti come i cappelletti e i passatelli in brodo, gli gnocchi, i tacconi, le tagliatelle al ragù, i tagliolini, i strozzapreti fino alla polenta coi fagioli. A preparare le ricette i circoli ricreativi fanesi Non Solo Donna, Gimarra, Cicogna, Anni d'Oro, Orti Chiaruccia, Foro Boario, Colonne del Cielo, Sassonia e Fontanelle. Qui con sto Covid si è stravolto tutto. Noi come Proloco oramai è 15-20 anni che collaboriamo con i servizi sociali sui club, su tutte le iniziative, questa calda terza età, il pranzo di Natale, il dolce di Carnevale. Quest'anno ci siamo dovuti reinventare tutto partendo da zero, perché a Carnevale non si è potuto fare il Castagnolo d'Oro, che era la nostra manifestazione, e ci siamo inventati i dolci di Carnevale. L'estate, bene o male, abbiamo fatto alcune iniziative. L'inverno era il pranzo di Natale, la nostra chicca. Quest'anno purtroppo con sto Covid vedevamo delle grosse difficoltà. Ci siamo inventati i piatti tipici. Insieme ai club abbiamo pensato di rivivere i piatti di una volta. Le puntate in onda tutti i martedì e venerdì a partire dalle ore 21, subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, sono state curate dalla Proloco di Fano e dall'assessorato al welfare di comunità del Comune di Fano. Quella che parte stasera è un'altra delle tante belle iniziative che fanno parte di un progetto più ampio, il progetto Old But Gold, Anziano Vale Oro, un progetto di promozione della longevità attiva coordinato da Giorgio e Sauro, con queste iniziative che in questi anni sono state rimodulate, riviste, corrette, riadattate. Davvero ci danno un bel esempio, perché dimostrano che è possibile, anche in un periodo come questo, difficile e complesso per tutti come questo, reinventarsi. È davvero un modo per portare in questo periodo che si avvicina al Natale un augurio sincero e un abbraccio e un messaggio davvero di fiducia nelle proprie possibilità e di fiducia anche nella comunità.